Ragazzi, buonasera, ciao! Eccoci qua con la nostra diretta del venerdì. Adesso mi metto un poco più comoda. Io sono bella carica, stasera c'è un argomento fantastico. Come vi ho annunciato, stasera c'ho un po' di mal di schiena, devo fare un po' di stretching prima. Come vi avevo annunciato, o forse l'ho annunciato solo sul mio profilo, mi sa di sì, ho dato vita al mio canale YouTube e quindi parleremo molto più di energia femminile, perché nella mia vita mi sta aiutando tantissimo. Connettermi con la mia energia femminile mi sta rendendo la vita di una bellezza incredibile, mi sta aiutando a diminuire lo stress, a sentirmi meno ansiosa, a sentirmi meno agitata, a non sentire quelle voci che ti fanno praticamente sempre preoccupazioni, preoccupazioni. No, adesso è tutto molto più fluido. Aspettate un secondo che condivido questa diretta sulla mia pagina Facebook e sul mio gruppo. Un secondo solo che condividiamo. Così che anche gli altri possono. Aspettate. Intanto raccontatemi che cosa state facendo. Mi scrivete qua sotto nei commenti se state mangiando. Io mangerò tra poco appena finisco questa diretta. E da dove, soprattutto da dove mi state guardando. Oh, mi sa che devo togliere la suoneria. Allora. E poi lo condividiamo nel mio gruppo. Riscopri la tua bellezza con Geo, che è una bellezza a 360 gradi. Ciao, chi sei? Chi sei che non ti posso vedere? Scrivimi qua sotto nei commenti chi sei. Però non mi condivide la diretta. Aspettate. Allora, come si fa? Come si fa? Come si fa? Salvo, ma sei tu! Adesso sto vedendo che sei tu. Salvatore, aspettate, vi devo parlare un secondo di Salvatore. Aspettate. Allora, dove sta? Dove sta? Condividi in un gruppo. Hola, Vale! Buonasera! Sentite che musica rilassante, mamma mia, l'adoro questa. Eccolo, lo sapevo. Aspettate, vi devo fare un appunto su Salvatore. Vabbè, c'è anche Rami. Uè, Rami.
Buonasera. Eccola! No, ci sta pure Anna! Raga, che bello! Allora devo iniziare subito. Sono le 20:59. Ci stanno sti cavalli bellissimi davanti a me. Allora, vi faccio un appunto su Salvatore. Allora, Salvatore Fiananese, che ha un blog, Salvo, scrivi qua il nome del tuo blog, è colui che mi ha iniziato ad un percorso meraviglioso, che è la scuola di coaching energetico. E con Salvatore ho fatto un percorso di coaching one-to-one che è stato meraviglioso, cioè mi ha aperto un mondo, praticamente mi ha aperto il mondo delle energie. E io sono qui, infatti devo dire grazie a Salvatore, veramente Salvatore ti devo dire grazie, perché se non fosse stato per te che mi hai illuminato in quel momento, non lo so, non sarei adesso qua, non so nemmeno come ci siamo conosciuti, ma lo sai che non credo nelle coincidenze e tutto quanto. Eccola pure Anna. Anna è una mia collega di lavoro. Aspetta, finisco un attimo di parlare di Salvatore. E quindi Salvatore, praticamente abbiamo fatto questo, sin dal primo coaching, dalla prima sessione di coaching che ho avuto con Salvatore, prima di tutto mi ha fatto connettere con me stessa, eccolo qua, mentesemplice.com, mi ha permesso di connettermi con una parte di me che io non conoscevo e praticamente mi sono sentita subito in profonda connessione con me stessa e poi mi sono sentita liberata, perché quando parli con determinate tue parti, poi vabbè Salvatore vi spiegherà meglio di che cosa sto parlando, e ti conosci in profondità e quindi ti senti anche sollevata, non so, ho avuto una sensazione proprio di liberazione, di serenità immediata. Ho detto, mamma mia, ma che è la napoletana proprio, mamma mia, ma che sta succedendo qua? Infatti gliel'ho detto subito, Salvatore mi ha fatto sentire subito, perché lui ha un modo di fare molto gentile, molto amorevole. E questa cosa sinceramente non l'avevo vista da nessuna parte, cioè questo suo modo che ha di lavorare e di risolvere dei problemi che tu hai, è un approccio tutto diverso che io non avevo mai sperimentato, perché siamo abituati molto a lavorare con la razionalità, no? Cioè con la mente. E invece Salvatore mi ha fatto lavorare con il cuore, cioè si vedeva che lui usava molto il cuore quando mi parlava e mi faceva fare questi lavori energetici. E mi ha messo proprio in connessione con una parte di me che non sapevo manco che esistesse, sinceramente, fino a quel momento. E quindi poi da là ho esplorato e sono andata avanti, sto frequentando la scuola di coaching energetico, lui invece è diventato un coach energetico a tutti gli effetti, ha un programma sul suo sito mentesemplice.com che vi consiglio assolutamente di fare, perché va praticamente a toccare tutte le aree della vostra vita, se non sbaglio, se sbaglio correggimi Salvatore, e la parte, diciamo, delle relazioni, della famiglia, la parte economica, tutte le, diciamo, le aree della nostra vita che molto spesso non ne siamo manco consapevoli, no? Che ci sono delle aree, e se magari, per esempio, se noi abbiamo dei problemi di soldi, è molto probabile che abbiamo dei problemi prima di tutto a livello familiare, oppure a livello affettivo, oppure il nostro bambino interiore ci sta chiedendo delle attenzioni. Quindi con Salvatore ho iniziato a scoprire questo mondo. Ecco, ha scritto: guido le persone a trovare la propria soluzione, mi raccomando zio. Sì, esatto. E quindi niente, ora se non sbaglio hai anche un webinar aperto, quindi iscrivetevi e lavorate con lui, perché vi cambierà totalmente la vita. Ok, Salvus, adesso andiamo avanti, perché sennò già sono le 9:05, io volevo fare questa diretta molto breve stasera, anche se sicuramente parlerò, perché poi quando inizio a parlare non mi fermo. E la diretta di questa sera la voglio fare proprio su un argomento che mi sta molto a cuore, siccome ultimamente sto... Praticamente la mia vita sta cambiando, ve l'ho detto, no? Pure da quando ho conosciuto Salvatore, ho iniziato ad avere un approccio molto più
cioè proprio diverso nella mia vita, un approccio molto più morbido che mi sta aiutando a essere molto più serena, e pacata. Prima ero molto agitata, ansiosa, preoccupata, cioè avevo mille pensieri per la testa, non che adesso la mia testa non sia piena di pensieri, perché comunque sono una persona molto creativa e mi arrivano tante, tanti spunti, tante informazioni, tante idee, se no non starei nemmeno qui a fare questi dire. Però vivo in maniera molto più, ecco, più serena, più serena. E quindi niente, Salvatore, grazie a te. E quindi una cosa che sto imparando, mettendo in pratica i principi dell'energia femminile, perché sappiamo che nel nostro mondo, diciamo, il nostro mondo è governato da tanti tipi di energie, quelle su cui mi sto focalizzando in questo periodo sono proprio questo equilibrio, di trovare l'equilibrio proprio dentro noi stessi tra energia maschile e energia femminile. Ed è molto importante trovare questo equilibrio, perché altrimenti, ecco, ci ritroviamo per esempio ad avere delle relazioni squilibrate. Io parlo di relazioni sia a livello di amicizie che a livello, scusate, tolgo la musica, sia a livello di amicizia che a livello proprio personale. E questo squilibrio, cioè, se ci sono degli squilibri tra energia maschile e energia femminile, ci ritroviamo praticamente drenati della nostra energia, ci troviamo stanchi, affaticati, frustrati, possiamo arrivare a fine giornata che ci sentiamo così, cioè proprio infelici, con quella sensazione che non hai concluso niente perché hai dato talmente tanto agli altri che non hai dato niente a te stesso. E invece la cosa che sto imparando a fare è mettere me stessa al primo posto, ma questo non è egoismo, o meglio, è un sano egoismo, cioè un modo di vivere la vita in maniera più, diciamo, più centrati. Quando tu dai prima a te stesso, sei in grado anche di dare meglio pure agli altri. Se invece non, cioè, non dai niente a te stesso, io uso sempre questa metafora delle tazzine. Noi siamo come tante tazzine di acqua che vaghiamo per il mondo, e se questa tazzina d'acqua non la riempiamo prima con l'acqua per noi, ma siamo sempre a dare acqua agli altri, alla fine ci sentiamo prosciugati. Non so se hai presente quella sensazione in cui ti senti proprio prosciugato di energia. Ecco, c'è Flynn che mi accompagna sempre con la sua coda curiosa e che è diventato il mio assistente nelle mie dirette. Quindi, perché noi tendiamo, ecco, perché io mi sono chiesto, ho detto: Giorgia, perché tu tendi a dare più che a ricevere? Perché il fatto di dare mi faceva sentire utile, no? Mi faceva sentire, diciamo, come se io non valgo se non do. Non so se c'hai presente quella sensazione. Salvatore mi sta scrivendo: perché restiamo nella mente, tutto è nel cuore. Sì, esatto. E quando siamo nella mente, come dice Salvatore, pensiamo di non valere, cioè pensiamo di avere un valore soltanto nella misura in cui noi diciamo, ci spendiamo per gli altri. Invece noi già abbiamo un valore, già diciamo, abbiamo già un valore di nostro, no? Perché comunque noi siamo amore, no? Quindi già valiamo tantissimo, siamo figli di Dio, quindi che c'è, cioè, più di questo che valore vuoi avere? Non devi, non, ho capito che io non dovevo dimostrare niente a nessuno. Infatti, proprio quando sono andata a Malta e c'era pure Salvatore, mi ricordo che a un certo punto io sentivo questo bisogno di fare delle cose, no? Ho detto: Salvatore, ma che faccio? Come posso rendermi utile? E lui mi ha detto: no, guarda, basta la tua presenza. Cioè, ho detto: co come cioè, non potevo immaginare che cosa mi stesse dicendo, ma come basta la tua presenza? Che significa? Nessuno mi aveva mai fatto sentire importante soltanto per la mia presenza, soltanto per la mia energia. Ho detto: guarda, basta la tua energia. Infatti, stamattina pure ero ad un funerale. Proprio in quel momento c'era una parte di me che mi diceva: devi dire qualcosa a quelle persone che stanno soffrendo per farle stare bene. Poi c'era una parte di me che invece diceva: guarda, che basta la tua presenza, basta la tua energia per dare conforto a queste persone.
E questa è stata proprio una svolta nella mia vita. Salvatore ve lo può confermare, lo sa benissimo. E quindi ecco, perché è importante imparare a ricevere? Perché se tu impari a ricevere, ti senti molto più rilassato, non con quella sensazione che devi dare, dimostrare qualcosa a qualcuno, no, vivi molto più rilassata, vivi senza stress, vivi senza ansie, vivi proprio più felice, proprio puoi trasformare la tua vita in una serie di momenti di benedizione. Io sento come se la mia vita adesso è una continua benedizione. Adesso ti spiego anche perché. Perché quando tu impari a ricevere, impari a mettere nell'universo la frequenza della gratitudine, impari a dire grazie. E quando tu ti metti nella frequenza, che è una frequenza altissima, quella della gratitudine, vivi la tua vita veramente, cioè puoi trasformare ogni attimo, ogni momento della tua vita quotidiana in Natale, cioè ogni giorno è Natale, per farti capire. Ogni attimo è una benedizione, ti senti proprio benedetto. E veramente, se lo dico è perché lo sento e l'ho sentito. E quindi adesso passiamo proprio ai 7 step pratici per imparare a ricevere nel quotidiano. Quindi come puoi sentirti così nel quotidiano? Puoi semplicemente, il primo modo è ricevere quando ti fanno i complimenti. Questo noi donne ce l'abbiamo molto spiccata, questa cosa di dire, per esempio, che ne so, hai cucinato una cosa buona, no, da mangiare e ti fanno i complimenti, tu dici, io almeno io dicevo, no, ma che stai a dire, che dici, potevo fare di meglio, oppure la prossima volta te lo faccio meglio, stavolta mi è uscito un po' così e così. Cioè, questo non, se una persona ti sta dicendo quello è perché lo pensa, magari, no, ma a meno che non hai fatto una schifezza, però poi lo capisci se lo sta dicendo veramente. Allora, se tu vedi che una persona ti sta facendo dei complimenti in maniera onesta, in maniera sincera, tu prendi un bel respiro così. Ah, grazie! Cioè, semplicemente di grazie. Non serve dire altro. Veramente, io per me è stato un lavoro difficile imparare a semplicemente ringraziare, a dire grazie, perché comunque c'è sempre la mente che vuole sempre dimostrare, deve sempre dimostrare altro, ma no, non devi dimostrare niente. Dai, soprattutto se tu dici grazie, dai a quella persona che ti sta facendo il complimento la gioia di dare. Perché anche quando, per esempio, tu dai, no? Dai qualcosa a qualcuno, tu in quel momento, cioè, dai con gioia, lo fai perché ti fa piacere fare un complimento. E così come ti fa piacere dare, cioè, mettiti in quella persona, no? Mettiti nei panni di quella persona, dalle la gioia di dare e tu abbi la gioia di ricevere. Cioè, questo è una cosa che ti può cambiare totalmente la vita. Semplicemente non dire nulla, cioè, respira e di grazie, cioè veramente ti rilassi e accogli, proprio l'energia femminile è un'energia molto di accoglienza, l'energia maschile è un'energia di dare e noi come donne dovremmo proprio imparare a sperimentare, ecco, non dovremmo perché non mi piace usare il dovere, ma sperimentiamo la gioia di ricevere, la rilassatezza e quella sensazione proprio di non devi fare niente, devi solo ricevere. Ecco, Salvatore ha scritto: meritiamo e valiamo a prescindere. Il primo a farsi i complimenti dobbiamo essere noi stessi. Giusto, Geo? Sì, esatto. Non, tante volte noi aspettiamo che qualcuno ci faccia i complimenti, aspettiamo che qualcuno ci dica che le cose stanno andando bene, che le stiamo facendo bene. Invece no, i primi, come dice Salvatore, i primi a complimentarci con noi stessi dovremmo essere noi. Infatti, ogni tanto, come fa pure Salvatore, mi do una bella pacca sulla spalla. Ok, brava Geo, hai fatto un buon ottimo lavoro. Questo soprattutto la sera nel diario della gratitudine. Quando mi siedo sul letto inizio a scrivere brava perché oggi sei riuscita per esempio a far sorridere una persona oppure brava perché sei riuscita a rispettare le tue scadenze e quindi sì, facciamoci anche noi molto più spesso i complimenti, vedrete che cambierà proprio tanto la vita. E
E quindi inizi a praticarlo da adesso, questo fatto della gratitudine. Il secondo modo per ricevere è ricevere l'aiuto. Per esempio, se c'è qualcuno che ti vuole, per esempio a me, prima se incontravo qualcuno che magari mi voleva aiutare, che ne so, a portare le buste della spesa, oppure mi voleva aprire lo sportello della macchina, oppure a portare una valigia pesante, io dicevo sempre no, no, lascia perdere, dai, me la vedo da sola, cioè sono muscolosa, faccio... Invece adesso... Se ci sta un amico oppure che mi vuole aiutare a fare un lavoro, oppure se magari non ce n'ho proprio tanto bisogno, no? Salvatore. Però io dico sì, va bene, grazie, grazie. Cioè è bello, capito? Perché ti ripeto, tu comunque dai all'altro la gioia di dare, tu ti rilassi, cioè puoi comunque rilassarti se ricevi di più. E quindi il secondo modo di ricevere è ricevere l'aiuto che gli altri ti danno. Flynn, vieni qua! C'è il gatto che sta. Flynn, vieni qui! Vieni qua! Mannaggia, sto monnezzaro! Vieni qua! Gli piace scavare. Il terzo modo di ricevere è ricevere il tocco. Questa è una cosa molto femminile, no? Ma non è solo per le donne, anche per gli uomini, ricevere proprio il tocco delle persone. Per esempio, stamattina un mio amico era da tanto che non ci vedevamo e a un certo punto lui mi ha abbracciato. E io ho detto, ah, grazie, cioè, non ho, magari prima avrei respinto, ah, ma che stai facendo? Vattene via. Invece no, è bello ricevere il tocco delle persone, ricevere magari una mano sulla spalla, ricevere il tocco sui capelli, ricevere delle carezze. Quando ci chiudiamo anche al tocco, no? È come se mettessimo delle barriere tra noi e l'altro. Invece è bello proprio sentire il tocco perché il tocco ti mette anche in empatia con l'altro. Infatti, è un modo molto potente per entrare in empatia con delle persone che magari hai appena conosciuto, è quello proprio di toccare la spalla, toccare. Capito? Non toccare in maniera violenta, cioè così, molto con gentilezza e delicatezza, però toccare, ricevere gli abbracci. Per esempio, io adoro, a parte che mi abbraccio, ora mi abbraccio molto più spesso, mi accarezzo, cioè è molto bello, no? Toccarsi anche, toccarsi i capelli, toccarsi il viso, accarezzarsi e anche farlo agli altri, cioè abbracciare. Abbracciare è una delle cose più belle, secondo me. E ricevere un abbraccio è molto molto bello, cioè proprio lasciarsi andare, lasciati andare proprio quando senti che qualcuno vuole abbracciarti, abbraccialo, cioè accogli, accogliere è una qualità molto femminile che ti farà sentire anche, tra l'altro abbracciare è un modo per rilasciare un ormone della felicità che ti fa sentire proprio bene, ti fa sentire proprio rilassata, felice, quindi abbraccia di più, abbraccia insomma, anche più tua madre, tuo padre. Io prima non usavo molto abbracciare gli altri, invece adesso spesso proprio vado vicino e abbraccio, anche se non ho nulla da dire, abbraccio perché il corpo parla molto più delle parole. Se magari devi dire a qualcuno che gli vuoi bene, vai vicino e lo abbracci, è molto più potente, provalo. E tua volta poi ricevi anche l'abbraccio. Il quarto modo di ricevere regali. Per esempio, se qualcuno ti vuole regalare, che ne so, un pezzo di torta, o che ne so, ti vuole fare un regalo anche piccolino, che ne so, ti vuole regalare anche qualcosa che magari a te non è che proprio ti serve o che non ti piace, però tu accogli il regalo perché comunque stai dando un segno di, anche di ricevere abbondanza all'universo, no? Cioè, tante volte noi ci chiudiamo, io ho notato che da quando ho imparato questa cosa del ricevere, no? E mi arrivano anche più cose, cioè, proprio è una cosa proprio di frequenze, di vibrazioni. Quando tu ti allinei con la frequenza, con la vibrazione dell'accoglienza, automaticamente si aprono dei varchi, non so come spiegare, ma ricevi molto di più, quindi magari anche cose inaspettate, cioè proprio cose che non ti aspetti, magari ricevi anche delle chiamate di persone che stavi aspettando da tanto tempo, oppure le persone proprio si sentiranno molto più propense a darti se tu
ti mostri, perché proprio cambi tu, capito? Cambiano le tue energie, cambiano le tue frequenze, quindi le persone dicono: ma guarda, quella persona ogni volta che riceve, cioè me la vedo che apre il sorriso, che mi so... molte volte le persone hanno semplicemente bisogno di ricevere dei sorrisi, quindi quando tu ricevi non è che ti devi poi sentire per forza in dovere, ecco questa è una cosa che mi ha insegnato Salvatore a proposito, in dovere di contraccambiare con la stessa moneta, quindi dare una cosa dello stesso valore o anche maggiore, no, tante volte anche semplicemente sorridere, aprire un bel sorriso quando ricevi è la cosa più bella anche che possiamo dare alle persone, perché è l'energia che conta tante volte, quindi ricevere regali. Poi ricevere anche per esempio l'ispirazione o l'intuizione, e questo io lo sperimento nel mio lavoro quando elimino, quando faccio spazio, no? Quando creo spazio nella mente mi arrivano molte più informazioni o comunque più cose, diciamo, ispirazioni migliori invece che quel solito affollamento che c'è nella mente che non ti fa capire niente. O comunque togliere persone negative dalla nostra vita o cose anche in casa, proprio pratiche, cioè per esempio togliere di mezzo le cose che non ci servono più, fare un po' di, mi sembra si dice, decluttering, cioè proprio buttare via cose che non ci servono più, questo crea spazio e aiuta a ricevere cose nuove, energie nuove, e persone nuove, situazioni nuove, più piacevoli, no? Il sesto modo invece è ricevere tempo. Tante volte tante persone ci donano il loro tempo senza che noi magari ce ne accorgiamo, magari qualcuno ci invita per un caffè, per fare due chiacchiere. Ecco, io su questo ci devo lavorare di più. Tante persone mi stanno dicendo: dai, vieni a prendere un caffè con me. Io dico: no, c'ho troppa roba da fare. Però in realtà è molto bello ricevere il tempo dalle persone, cioè non è una cosa che possiamo dare per scontato, questo fatto di ricevere il tempo. È comunque un dono che le persone ci stanno facendo, no? Se tu ci pensi. Poi ricevere, questa è una cosa bellissima, il settimo punto è ricevere la tua bellezza. Tante volte noi ci mettiamo davanti allo specchio e siamo sempre lì a criticarci: oddio, mi è uscita un'altra ruga, oddio, mi è uscito un frungolo, oddio il capello bianco, oddio che so brutta, soprattutto a aprile di prima mattina, noi donne lo sappiamo bene, oddio c'ho la faccia a pois, tipo la pimpa. Ma e invece è tutto cambia se noi ci apriamo a ricevere la nostra bellezza, la nostra femminilità. Quindi magari dire, ecco, una cosa che ho imparato pure da Salvatore è dire: appena mi sveglio mi guardo davanti allo specchio e dico: buongiorno meraviglia. E questo già mi cambia la faccia, magari se mi sono svegliata con una faccia un po' così, un po' assonnata, un po' stressata, un po' con le borse, così. E quando invece mi dico questo buongiorno meraviglia, vedo che la faccia proprio si distende, quindi in quel momento io sto accogliendo quella parte di me che è bella, perché tutte noi siamo belle, soltanto che a volte non riconosciamo la nostra bellezza, e questo è un peccato, perché tutte noi siamo anime meravigliose, siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, quindi quando tu vedi delle cose che in te non vanno è perché non vuoi vederle, non ti stai aprendo appunto alla tua bellezza, invece accogli la bellezza, ricevila. Anche per esempio la bellezza della natura, no? Per esempio facendo una bella passeggiata nella natura puoi accogliere la bellezza di tutto ciò che ti circonda, la bellezza della tua famiglia, del calore dei tuoi familiari, anche insomma la bellezza si manifesta in molti modi. E poi l'ottavo modo è ricevere amore, quindi ricevere amore da tutte queste, dal tocco, dai regali, dall'amicizia, ricevere la guida, no? Anche delle nostre, per esempio, noi non so se lo sai, ma siamo circondati da angeli custodi, che stanno sempre al nostro fianco, quindi ricevere anche la loro guida, aprirsi e affidare anche le nostre preoccupazioni a loro. E quindi questo ti apre tutto un mondo meraviglioso, ti fa sentire rilassata, serena, ti fa vivere la vita con altri occhi. Le persone diranno: ma
Che ti è successo? Cioè, io ti vedo cambiare, sarai anche più bella, invecchierai molto meglio, nel senso che proprio anche le rughe, io vedo che ogni giorno, non sto scherzando, cioè io da quando applico sto applicando queste, diciamo, pratiche così di energia femminile nella mia esistenza, mi sento sempre più giovane. Le persone dicono: ma quanti anni c'hai? 25? Io dico: vabbè, magari 25. Per dire che comunque si ringiovanisce anche le tue cellule, si rilassano perché e proprio avviene un meccanismo all'interno del corpo, si produce molto meno cortisolo. Il cortisolo è l'ormone dello stress. Questo ormone dello stress ci fa invecchiare prima. Invece, se noi ci prepariamo ad accogliere, ci mettiamo in questa disposizione d'animo, di accoglienza, tutto si rilassa, tutto intorno a te, l'ansia, la tensione, lo stress, pure perché ecco, ti scarichi anche molti pesi che tu ti porti sulle spalle, che pensi che li devi portare solo tu e tu e basta, invece no, chiedi aiuto e ricevilo soprattutto. E di queste cose io parlo molto nel mio videocorso, che è presente nel mio gruppo Facebook privato Brilla come una dea. E se ancora non sei iscritta, iscriviti subito, perché soprattutto anche le donne che si sono iscritte mi mandano dei messaggi meravigliosi, che si stanno, appunto, stanno, la loro vita sta cambiando. E questo corso che ora adesso lo sto ultimando, si chiama Esprimi te stessa con te e con gli altri senza paura. E a me ha cambiato tantissimo la vita, mi ha dato più forza anche proprio di esprimere quella che io sono veramente con gli altri, senza mettere maschere. Certo, i ruoli nella vita rimangono, però ne sono consapevole e so, adesso mi esprimo con molta più schiettezza, molta più onestà. Gli altri mi apprezzano anche di più perché le persone, fondamentalmente, alle persone piacciono le persone dirette, le persone schiette, le persone che sono in connessione con i loro sentimenti e che dicono la loro verità senza offendere. Non sto dicendo che adesso devi mettere a sparare a zero su tutti, no. Tante volte l'esprimersi viene confuso con l'essere aggressivi. Invece, quello che io uso nel mio il metodo che io sto, diciamo, diffondendo nel mio videocorso è proprio questo: esprimerti, ma in maniera schietta, in maniera sincera, ma con gentilezza, facendo valere le tue idee, esprimendo le tue idee. Io mi ricordo prima c'avevo sempre un mal di gola, e non capivo da dove cavolo veniva. Poi ho capito, è perché mi stavo bloccando, mi stavo frenando. Invece, quando ho imparato a esprimere me stessa, è cambiato tutto, mi sono sentita più libera, ho avuto delle relazioni anche più soddisfacenti, più appaganti, proprio perché ho espresso i miei bisogni. Tante volte noi ci tratteniamo i nostri bisogni per noi, no? E viviamo relazioni proprio superficiali, brutte, senza senso. Invece con il mio videocorso, che proprio mi ha cambiato la vita, prima a me, per questo poi l'ho fatto e l'ho voluto diffondere, perché ho detto no, non è possibile far rimanere queste conoscenze dentro di me, le voglio diffondere agli altri. Quindi se sei pronta pure tu a... Cioè, qua soprattutto sei pronta, lo so che sei pronto, vale per tutti e due. Ovviamente io mi rivolgo più a un pubblico femminile perché mi ritrovo, mi rispecchio di più, però veramente iscriviti a questo mio gruppo su Facebook, un gruppo privato, tra l'altro faccio dirette anche ogni giorno su magari degli spunti che prendo, delle letture, cose. E vai su www.geoluce.it e da lì puoi fare l'iscrizione e veramente ogni mese pubblico dei video diversi, parliamo di argomenti diversi. Adesso parleremo molto di più anche di questa energia femminile, di come farla entrare maggiormente nella nostra vita. Poi parleremo anche della energia, per esempio del denaro, ecco, di come imparare a ricevere il denaro e di tante altre cose che ci aiutano a vivere più felici, più liberi, proprio a liberarci, ok? Voglio fare un corso anche su, per esempio, come diventare imprenditrice di te stessa, quindi come avviare un'attività. Io non posso dire di avere un'attività, cioè di essere comunque una business woman, in inglese si dice six figures, ma comunque
ho avuto il coraggio, cioè questo percorso che sto facendo mi ha dato il coraggio, ecco, per esempio, di fare le dirette. Per me già questo è essere imprenditrice, cioè avere il coraggio comunque di espormi, di avere un canale YouTube, di parlare di argomenti No, no, Flynn, scendi. Mannaggia, Flynn mi ha un attimo distrutto il computer. Costruire un business su quello, cioè un'attività sulle cose che ti piace fare, quindi non essere schiavo, cioè di un lavoro che magari non ti piace fare, mannaggia che sta succedendo, di un lavoro che non ti piace fare, quindi quindi affronteremo tutti questi argomenti nel mio gruppo, è una membership. Vai subito, cioè veramente vacci subito www.geoluce.it e iscriviti subito, ti aspetto dentro. Salvatore, vivi la vita con più energia ed entusiasmo. Questo è il motto di Salvatore e ci ritroviamo alla perfezione io e te, Salvatore. Quindi niente, per oggi questa diretta è finita e se vuoi io la lascio comunque qui sulla mia pagina, sul mio gruppo anche quello pubblico, non quello privato, brilla come una dea. E iscriviti subito veramente perché ti cambia. Io voglio, sto trasferendo tutto quello che ho imparato nella mia vita e quello che continuo ad imparare perché ora non la smetto più in questo mio gruppo privato Brilla come una dea. Quindi ti aspetto dentro e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao ragazzi, grazie mille per avermi seguito.